Sebastiano, partiamo da te, dal tuo studio, di che si occupa e poi andiamo a raccontare qualche progetto. Il mio studio è a Bari, in pieno centro a Bari, in uno nuovo spazio chiamato Archimake, che è uno spazio che occupa un co-working architettura creato da me e dal mio socio Francesco Marella. Lo studio, Sebastiano Canzano Architects, si occupa prevalentemente di rigenerazione di edifici, di ville, magari abbandonate anni 70, anni 60, completamente trasformate. Facciamo anche un po' di uffici ultimamente, ma soprattutto il nostro target sono soprattutto le ristrutturazioni. Senti, il termine co-working è un po' in questo momento sotto accusa, no? Perché quello che era la condivisione degli spazi, per ovvi motivi, soprattutto in questi mesi, è un po' da rivedere. Probabilmente sarà una situazione temporanea, ma sicuramente darà dei nuovi spunti poi di progetto. Magari ne parliamo poi alla fine della nostra chiacchierata. Oggi Porto porti, che progetto porti? Che progetti porti? Di due cosa parli? progetti, un progetto a Santa Cesarea Terme in Salento, di una villa che aveva uno stile molto indeciso e molto incerto, aveva originariamente una piscina abusiva costruita dal vecchio proprietario, e noi siamo riusciti, attraverso anche un buon dialogo con la soprintendenza, a eliminare la piscina abusiva e a costruirne una anche più grande e ovviamente più bella. Nuova. Quindi nell'immagine si potrà vedere, c'è anche un mashup dal vecchio al nuovo per far capire, perché secondo me i nostri progetti hanno un grandissimo valore aggiunto che è proprio quello di derivare da un'abitazione esistente. Quindi riusciamo a dare una dignità architettonica ad architetture che non l'avevano e a trasformarle completamente. Più che stile eclettico, quindi una sovrapposizione all'epoca di stili, poi voi trovate un corpo di fabbrica che, come dicevi, non ha identità e gli date una nuova identità contemporanea. Diciamo, negli anni 60 c'era molto un po' l'autocostruzione, un po' ognuno faceva da sé. Vai da te, bravo. Sì, abbiamo avuto anche dei belli esempi di architettura, però nella maggior parte dei casi chi aveva un bel terreno. Qualcuno ha definito architettura spontanea, no? Facendo un giro sulla costa occidentale degli Stati Uniti, Las Vegas, però lì c'era comunque anche un progetto architettonico. Certo. Senti, l'altro progetto invece? Altro progetto invece è a Santa Marinella, che è una località balneare a nord di Roma, e anche qui era una grandissima villa di quasi 500 metri quadri, con una grande piscina esistente, ma non c'era nessun tipo, e tra l'altro con accesso diretto a mare, non c'era nessun tipo di connessione tra lo spazio esterno e lo spazio interno, tra la villa e il suo contesto. E quindi l'abbiamo completamente ricontestualizzata, completamente ridefinita anche nella facciata esterna e negli spazi all'aperto. Ecco, spazio all'aperto, parola magica per Corradi, che è l'host, l'ospite di queste brevi chiacchierate. Cosa pensi, voglio dire, dei codici e cosa pensi che l'outdoor possa dare, soprattutto in questo momento in cui si stanno ridefinendo alcune tipologie, cioè al di là dell'esistente, dei codici esistenti, le aziende creano del nuovo, nuovi codici presentati da poco, ma c'è anche bisogno di scattare ulteriormente. Certo, noi troviamo una grande strada, diciamo, nel declinare gli esterni correlandoli all'interno. Quindi spessissimo nelle ville che noi realizziamo il pavimento è lo stesso sia all'interno che all'esterno e quindi Bello. l'esterno viene colto sia in grande connessione con l'interno. Addirittura Continuità, no? Proprio sì, continuità. spessissimo scegliamo dei corpi lampada che possono avere un bellissimo aspetto anche all'interno. E quindi li usiamo sia all'interno che all'esterno. Quindi il fruitore dello spazio coglie questa continuità in modo molto netto. Sul progetto di Santa Minella, ad esempio, abbiamo usato una vela Corradi che era perfetta per il contesto, perché questa villa ha una grandissima terrazza piano terra e anche una grande terrazza piano superiore. Quindi abbiamo messo una vela di Corradi, perché era sicuramente l'elemento migliore, meno impattante, la vista dall'alto del mare non era impattata poi dalla vista di una classica tettoia o di un classico pergolato. E quindi dall'alto si ha la vista del mare con questa vela e rimando ovviamente alle immagini delle barche e
eccetera. Senti, una domanda sul contesto che agli architetti è molto caro, è la domanda di uscita di questa nostra chiacchierata, abbiamo visto bellissimi progetti. Come hai detto giustamente, siete intervenuti in due testi dove non c'era un riferimento al contesto se non al mare, no? Però ultimamente anche in centri abitati, anche in luoghi non di pregio, c'è l'idea di intervenire non solo sulla casa, sul testo, ma anche di valorizzare il tutto. Penso alle periferie, penso agli arredi urbani, penso ai vari contesti. Ecco, come si fa, secondo te, domandone, a innalzare la cultura generale dell'outdoor? Io vivo a Milano e devo dire la verità, al di là di Giunte, cioè c'è stato uno scatto in avanti anche nelle zone un po' periferiche dove ci sono stati interventi di arredo urbano importanti, ciclabili, eccetera. Però secondo te esiste un'idea per innalzare genericamente la cultura dell'outdoor? Sì, in generale sì. Proprio secondo me nel trasferimento delle esigenze che abbiamo all'interno delle nostre case, anche all'esterno. Quindi trovare degli spazi comodi. Io per esempio nei miei progetti inserisco moltissimo le panche, perché le panche hanno tantissime funzioni. Ad esempio noi negli interni, una panca può essere una seduta, può essere un appoggio per una TV, può essere un appoggio per un lavabo. Quindi delle volte tiriamo queste linee lunghe che creano anche condivisione degli spazi. E questo anche all'esterno spesso lo decliniamo. Bello, perché un viaggio di andata e ritorno tra interno e esterno. Esatto, in modo. Esatto. Sebastiano, grazie. È stato un piacere. Grazie a te, Giorgio.